Allora, questa è la protesta non violenta di Ancona. La gente passeggia sulle strisce pedonali, blocca il traffico e i poliziotti non possono fare nulla perché appunto le persone stanno passeggiando. Per cui è una forma di protesta, come dire, non violenta, ma allo stesso tempo efficace. Come vedete ci sono donne che solidarizzano anche con autisti e privati. Stanno offrendo caffè, panini, dolci e quant'altro, proprio per solidarizzare con i camionisti e con i privati cittadini. C'è apposta sul gazebo una bellissima bandiera greca, dono di un autista greco che solidarizza con noi. Giusta informazione è venuta ad aiutare il presidio del porto di Ancona. Il presidio è pacifico, si cerca di stare insieme, il traffico è rallentato, ma il tutto è fatto con grande umanità e soprattutto si cerca di esaltare la pacificità e in qualche modo portare la voce di tanta gente che è contraria a ciò che lo Stato sta facendo. In fondo ci sono dei banchetti con i viveri per aiutare il presidio e il tutto sta andando avanti senza sosta. No Green Pass! No Green Pass! No Green Pass!